Allora, l'offerta settimanale, professor Bennato, professor Liotta, professor Melotti, l'offerta settimanale, 5 film questa settimana nelle sale italiane. Cominciamo col professor Bennato. Settimana mi sembra piuttosto, diciamo sì, piuttosto nutrita per quanto riguarda le anime degli appassionati del cinema. Io, più che appassionato di cinema, sono un semplice spettatore con delle sensibilità sociologiche, quindi ho difficoltà a muovermi all'interno dell'offerta di questa settimana. Però ci sono un paio di cose che mi incuriosiscono. Sicuramente è andato tutto bene, perché ritengo che il tema, il cinema, sia in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica più di altri mezzi di comunicazione rispetto a dei temi molto delicati e controversi come quello dell'eutanasia. Poi, da quel poco che ho letto su internet e da quei un po' di trailer che ho visto a proposito di questo film, nonché dalle critiche che sono state fatte oggi, stasera in studio, mi piace anche il taglio, cioè parlare di cose serie, senza, come la morte, come la volontà di morire, senza prendersi necessariamente troppo sul serio, comunque fare anche respirare un po' di leggerezza di una vita che sta concludendo. Quindi secondo me questo qua al momento è la mia scelta privilegiata. Poi con un po' con la morte del cuore, soprattutto con la mia controparte di adolescente, vorrei dire che per quanto stuzzicato non andrò a vedere Scream, perché io sono appassionato di tutti gli slasher movie, cioè soprattutto la strategia e la retorica metalinguistica di Scream mi è sempre piaciuto moltissimo. Però adesso comincio a sentire un po' un cliché nel confronto di questa saga cinematografica. Magari non vado a vederlo al cinema, ma lo recupererò quando sarà fatto sulle piattaforme e su altri dispositivi. E poi mi incuriosisce, anche se è stato praticamente molto criticato, Una famiglia vincente, perché io non sono un appassionato né dei biopic né tantomeno delle storie legate allo sport, essendo poco sportivo mea culpa. Però sapere come un padre si carica sulle spalle la necessità di dover far vincere le proprie figlie nel mondo dello sport, in un mondo dello sport poi così forte, così violente, così individualista come il caso del tennis, è una cosa che in realtà mi incuriosisce per notare come sono stati resi i rapporti familiari. Quindi sicuramente questo è uno dei film che mi incuriosisce più di tutti. Senti. Professor Bennato, professor Liotta, professor Melotti, la classifica. Bennato. Beh, una classifica che fa molto riflettere, non solo perché nel periodo di pandemia che stiamo vivendo, ma soprattutto a giudicare le prime tre posizioni, se posso fare un ragionamento sociologico da molto banale, mi rendo conto è che bisogna educare progressivamente le persone a dei personaggi per poi portarli al cinema, perché da un lato c'è Me contro te, che hanno costruito un audience tramite internet, più Amedeo lo hanno fatto con la televisione, e invece Marvel ormai sono dei fumetti, che ormai dei fumetti non è rimasto più niente ma solamente dell'universo dell'immaginario. Questo fa capire come ci troviamo in un meccanismo in cui, se vogliamo portare le persone al cinema, bisogna fondamentalmente allevarle, educarle ad un universo simbolico che poi prende la forma di vari mezzi di comunicazione, tra cui anche il cinema. Questo però la dice lunga sul fatto che alcuni film di molto delicati, molto raffinati, per esempio come Un eroe, ovviamente non riescono a trovare lo spazio che il cinema dedica loro. Secondo me è proprio cambiato antropologicamente lo spettatore, e avendo un sacco di offerte, avendo nuove opportunità, nuove possibilità, alcuni film si preferisce vederli al cinema, altri invece si preferisce di vederli a casa, non volendo appunto accollarsi la spesa di una serata cinematografica. Professor Liotta, andiamo a Bologna.